Ciao a tutti! Oggi vi faremo vedere come preparare il gelato cremù con il bimbi con le miscele cremù. Le miscele cremù sono delle miscele gelato UHT a lunga conservazione, pronte all'uso, senza necessità di aggiungere nessun altro ingrediente. Con un litro di miscela si ottiene più di un chilo di gelato fresco. Tutti gli ingredienti sono naturali e biologici, non vengono utilizzati semilavorati industriali, né coloranti, né conservanti. I gusti crema sono prodotti con latte biologico delle Alpi piemontesi. Ogni giorno viene raccolto il latte da filiere controllate. I gusti frutta contengono un'altissima percentuale di vera polpa di frutta biologica. Sono fatti a base di acqua e non contengono latte né derivati. È possibile conservare in luogo fresco e asciutto le miscele per 12 mesi dalla produzione. Dopo l'apertura, conservare in frigo e utilizzare entro 3-4 giorni. Adesso vi faremo vedere come preparare lo zucchotto pistacchio e cioccolato con le miscele cremù. Gli ingredienti sono miscela cremù al pistacchio, miscela cremù al cioccolato, pan di spagna, latte, zucchero a velo, cacao amaro e liquore all'arancia o rum, che è facoltativo. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa, versare in contenitori per il ghiaccio le miscele e riporre in congelatore per almeno 6-8 ore. Trascorso il tempo, prima di riprendere le miscele dal congelatore, abbiamo foderato uno stampo con pellicola trasparente e adesso prepareremo lo zucchotto. Mettere sul fondo il pan di spagna e foderarlo tutto. Dopo aver rivestito lo stampo, preparare la bagna. Nel latte mettere il liquore e lo zucchero a velo ed amalgamare bene. Con un pennellino bagnare tutto il pan di spagna. Mettere da parte e prendere i cubetti dal congelatore. Abbiamo preso la miscela al pistacchio, metterla nel boccale, chiudere il coperchio, mettere la spatola ed azionare il bimby per 40 secondi a velocità 7 spatolando. Mettere nello zucchotto. Mettere in congelatore. Abbiamo preso i cubetti al cioccolato, mettiamoli all'interno del bimby. Chiudere con il coperchio, mettere la spatola ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 7, spatolando. Il gelato è pronto, metterlo sul gelato al pistacchio. Chiudere con l'ultimo strato di pan di spagna. Bagnare con il latte. Coprire con pellicola trasparente e riporre in congelatore per almeno 3-4 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso lo zucchotto, adesso lo trasferiremo in un piatto da portata. Spolverizzare con cacao amaro. Una volta decorato, servire. Zucchotto gelato cremù. Facile, veloce, buonissimo!